Infatti dovremmo sottolineare il lavoro che sta svolgendo insieme a tutto il comitato. Così come anche i comitati precedenti hanno fatto, c'è bisogno di organizzarsi in una maniera diversa, in maniera più organica, c'è bisogno di costituire un organismo che guardi anche agli aspetti della migliore fruibilità della festa. La festa di Matera è unica, è singolare, è originale, è bella, è particolare, ha tutte le caratteristiche della genuinità di una città quale è Matera, questa bellissima città di Matera con i suoi sassi e con le sue tradizioni. Ecco il carro che si muove in piazza San Francesco. Io le ho rivolto una domanda relativa ai fuochi d'artificio. Rispondo immediatamente, sempre rifacendomi alle tradizioni: i fuochi d'artificio, a seconda degli armigeri che scortavano il carro, che onoravano la presenza della Madonna, bene, questi armigeri o il signore che disponeva degli armigeri. Sul secondo castello del carro, il primo così come lo vediamo è rappresentato dal pennone, il secondo è sul secondo è intronizzato. Interrompiamoci un attimo, la cronaca ci impone questa interruzione perché il carro ha cominciato il primo dei tre giri qui in con piazza San Francesco. Con il simulacro della Madonna. Ecco, raccontiamo che significato hanno questi tre giri. I tre giri stanno a rappresentare la conferma e la presa della città da parte della Madonna. La Madonna appartiene a Matera, Matera appartiene alla Madonna, ma i tre giri hanno un significato, come diceva il padre Marcello Morelli, che i tre giri stanno anche a rappresentare la Trinità, cioè Padre, Figlio e Spirito Santo. I tre giri venivano fatti in onore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questa conferma della massima espressione della cristianità. È un momento di grande emozione, è un momento di grande partecipazione, c'è gioia, c'è anche un po' di tensione perché contenere 50.000 visitatori o comunque 50.000 persone che assistono alla festa è un problema piuttosto...